Ciao ragazze! Allora, nuovo tutorial. Questo qui è il trucco che ho fatto per, diciamo, avevo avuto un'idea insieme alle amministratrici del mio forum, di far decidere a voi, siccome mi arrivano tantissime richieste, ma non faccio mai in tempo a farle tutte, allora di comunque esaudirne quelle che potevo e cosa ho fatto. Allora abbiamo deciso di aprire una paginetta soltanto con le vostre richieste e la più votata la realizzavo. Questa è l'idea che ho avuto io per appunto quella che è stata votata di più. Cosa rappresenta? Rappresenta un look naturale, cioè abbastanza semplice, però che risalti subito agli occhi. Allora, io per il momento ho fatto soltanto l'occhio, poi arriverò in fondo e farò proprio tutto il viso. Quindi farò anche labbra e blush, però questo ve lo farò vedere dopo. Allora, il trucco che faccio oggi è questo, ed è sui toni pesca e marrone, con eyeliner marrone e niente di nero, anche mascara marrone. Allora, aspettate che... Scusatemi, eh. Così magari lo vedete un goccino meglio, non so. No, forse non vedete nulla così. Insomma, questo. Adesso vi faccio vedere come realizzarlo. Allora, prima di tutto, ovviamente, sempre la base. Urban Decay Shadow Primer Potion è la mia. Molti mi chiedono dove la possono acquistare su eBay. Cercate nei miei vecchi video, la review che ho fatto su questo prodotto, così almeno vedete il negozio dal quale l'ho acquistata io, il prezzo e tutto il resto. Comunque vi dico tutto. Allora, il primo ombretto che usiamo è questo della Kiko, il numero 58, il color salmonella. Allora, lo prendete con un pennellino. Ma no, ma dai, con un pennellino. Insomma, lo prendete e dopo averlo bagnato col Fix Plus. Questo ombretto qui dà il meglio bagnato col Fix Plus, veramente. Allora, lo date sulla vostra palpebra mobile. Così, vedete com'è luminoso? Molto, molto, veramente. È veramente un bell'ombretto. Sono contenta di questo acquisto. E infatti ve lo consiglio nel caso abbiate bisogno di un color salmone. Adesso poi prendete un altro pennellino e io utilizzo un marrone della palette Nude Neutral di Zoeva. Allora, il marrone che utilizzo è questo qua. Lo prendete, è un marrone terriccio, cioè tipo rosato, quindi non vi spaventate e lo date lievemente sopra la piega dell'occhio. Io questa non lo bagno col Fix Plus perché mi deve servire soltanto da contatto tra questo e il marrone che utilizzerò dopo. In questo modo, voi non lo vedrete nemmeno perché è un marrone molto molto abbastanza neutro. Poi utilizziamo un bianco molto luminoso per fare il punto luce. Io utilizzo sempre questo della Muse che ho acquistato sul sito Cherry Culture. Cherry Culture. Non Cherry Culture, come dicono su Cherry Culture. Oh, vabbè. Lo sfumate in questo modo. E adesso invece prendiamo il marrone che ci servirà, diciamo, di più. Ed è questo. È un marrone cioccolato brillantinato con brillantini dorati. È molto molto bello, veramente. Lo prendete e stavolta io lo bagno col Fix Plus. Ecco. E lo date praticamente lievemente sopra l'occhio, vedete qui, che però vada a congiungersi con la piega. Quindi così. In questo modo, e adesso dovete sfumare, sfumare, sfumare e sfumare. Quindi prendete un pennellino e sfumate. Qua ci vorrebbe la musica. Ecco,
però io non posso più mettere musica, oramai lo sapete, canzoni, non posso più mettere nulla. Quindi è una cosa un po' che rompe, però chi se ne via. Per chi non lo sapesse, non posso più mettere né canzoni né diciamo foto di spot pubblicitari, cose così, non posso prendere proprio niente perché sono diventata un partner YouTube e praticamente ti vietano quasi tutto. Ok, ragazze, adesso vi consiglio di prendere un pennellino più sottile, cioè abbastanza sottile, perché adesso dovete prendere, io ad esempio utilizzo questo che non è nemmeno sottile, è tondo. Quindi non è il massimo. Riprendete il vostro rosato, il vostro color salmonella e bagnato col Fix Plus di nuovo, non so se l'ho beccato, lo date sotto all'occhio. In questo modo. Adesso invece dovete prendere un pennellino di eyeliner e io utilizzo l'eyeliner della MAC, il Fluid Line, in colore Deep Down. Spero poi di comprarne altri perché mi sembra di essere un po' stupida tutte le volte. Deep Down, Deep Down. E dovete fare questa linea. Io l'ho fatta abbastanza grossa, però comunque è scelta vostra se farla più spessa o meno. Quindi ho fatto il ricciolino e adesso riprendendo un pochino di marrone, non troppo, fate la linea sotto al vostro occhio. Così. Adesso invece se avete un marrone da dare dentro l'occhio, datelo. Io utilizzo un ombretto perché non ho una matita marrone. Sacrilegio, dovrò andarla a comprare. Quello sicuramente. Così. Adesso piega ciglia. E piegate le vostre cigliozza. Il mio piega ciglia è, per chi se lo chiedesse, è dell'H&M, quindi non è nemmeno un piega ciglia di quelli very professional, che poi comunque qualcosa comprerò perché comunque voglio vedere la differenza, perché una differenza ci sarà sicuramente. E poi mascara marrone. Io utilizzo sempre il Volume Collagene marrone, però io ce l'ho anche nero. Io lo metto sia sopra che sotto. E voilà, il trucco per gli occhi è finito e adesso blush. Allora, come blush io utilizzo questo color qui, che è un aranciato pescato, diciamo, non troppo perché comunque è un colore che si nota già abbastanza. In questo modo, e come labbra invece le voglio tenere abbastanza sul naturale, e infatti utilizzo il Rebensk, che è il paint pot della MAC, che ci terrei a dire che tante ragazze magari, siccome l'ho già utilizzato,
mi hanno chiesto: ma è un rossetto? Non è un rossetto, è una base, diciamo, per ombretto, anche se è un ombretto in crema, a dire la verità. Però, scusatemi, però io lo utilizzo anche come rossetto e viene veramente un bel effetto. Guardate. Vedete? E poi... Sopra io do uno strato lieve di rossetto della Collistar, è il numero 18. Questo qui è il trucco che ho deciso di fare io. Non so, spero vi piaccia. A me piace abbastanza perché è sia naturale, che però è abbastanza... riesce sia a camuffare le magari imperfezioni che si possono avere. E niente, secondo me si nota abbastanza. Che dirvi? Fatemi sapere se vi piace e ci sentiamo presto e ci vediamo nel prossimo tutorial. Ciao ciao a tutte!